Radio Radicale, siamo col Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, di Forza Italia, per parlare con lui del DEF. Allora, ieri il DEF è stato approvato all'unanimità, è un segno di grande unità nell'esecutivo, però le stime del DEF, diciamo, sono peggiorative rispetto a quello che ci aspettavamo all'inizio dell'anno. Allora, si passa dal 4,3 al 2,9% del PIL atteso per l'anno. Mi sembra che sia una discesa un po' preoccupante. Beh, certamente il DEF è anche la fotografia del momento che stiamo vivendo. Dopo i 2 anni di pandemia c'è stata una ripresa del nostro prodotto interno lordo buona, una buona ripresa dell'economia italiana. Poi purtroppo siamo con la guerra, con l'invasione da parte dei russi dell'Ucraina e con il fatto che in questo momento non si sa quale sarà il punto di caduta, quando finirà, quali saranno le conseguenze sulle economie occidentali, sull'economia del nostro paese, sia per quanto riguarda il fronte dell'energia, sia per quanto riguarda le materie prime. Pertanto io credo che questo DEF è molto prudenziale. Qualcuno lo definisce anche pessimistico, no, molto prudenziale, molto di cautela, sia la base corretta per affrontare le questioni che a oggi, come dico, hanno un futuro difficile da decifrare. Comunque la previsione per il rapporto debito-PIL è ancora per la discesa di questo rapporto. Questo significa che bisogna fare delle scelte oculate in materia di finanza di. Beh, certamente è uno dei vincoli in questo momento di difficoltà, tra l'altro scelte improvvisate potrebbero avere un effetto negativo anche rispetto allo spread, perché ricordiamoci sempre che dall'altra parte abbiamo oltre 2.700 miliardi di debito pubblico e quindi con interessi Certo. che vogliamo tenere bassi. Per lo Stato, per quanto riguarda il suo debito, ma tenere bassi anche per le imprese, per le famiglie, per la loro parte di indebitamento. Allora, nella parte del disavanzo, sia della pubblica amministrazione che gli altri tipi di disavanzo, la preoccupa? Ma allora in questo momento, se siamo in estrema difficoltà, è un momento di transizione, va valutato per quello. Preoccupa se ci fossero delle. Potrebbe preoccupare se ci fossero delle decisioni strutturali che lo incrementano. Se è un'emergenza, non deve preoccupare, ancorché sia un disavanzo. Allora, il fatto che il governo abbia scelto di stanziare circa 5 miliardi per le famiglie e le imprese mi sembra che non abbia soddisfatto molto il sindacato. Allora, temete di trovarvi in una posizione di conflitto con il sindacato in questa fase, quando, diciamo, alcune forze politiche della maggioranza, tra l'altro, chiedono con forza uno scostamento di bilancio. In una situazione peggiorativa come questa, che rischio nasconde questa opzione? Ma va letto tutto assieme, non è il valore assoluto di 5 miliardi, non è la decisione di scostamento, piuttosto è cosa fare con lo scostamento. Io rappresento una forza politica, Forza Italia, che è d'accordo per uno scostamento di bilancio, ma valutiamo bene, decidiamo cosa fare con lo scostamento di bilancio, perché dobbiamo anche fare scelte che siano compatibili col bilancio dello Stato, perché altrimenti corriamo poi il rischio che vadano a danno delle imprese e delle famiglie. Ecco perché la cautela è il primo elemento da tenere in considerazione. Poi, certamente, ci sono delle scelte che dovranno trovare un punto di mediazione in un governo che è molto largo nella sua composizione e quindi per forza deve avere dei punti di mediazione. Che clima c'era ieri al Consiglio dei Ministri, insomma, che situazione ha trovato? E poi le volevo chiedere, insomma, come ha trovato anche la frase di Draghi sulla pace e i condizionatori accesi. Diciamo che la frase di Draghi è una frase d'effetto. Una L'ha frase trovata efficace? d'effetto è un giudizio soggettivo.
io posso considerarla efficace anche se non è risolutiva, cioè è un, certo, modo, è un modo per dire, signora, cosa volete? Esatto. Guardate che noi stiamo valutando seriamente, Draghi sta valutando seriamente quella che è la situazione, e valutandola seriamente significa anche dover valutare eventuali atti che riguardano restrizioni qualora dovessero verificarsi situazioni negative, quale il blocco dell'importazione del gas. Questo è del tutto naturale. Il fatto che però il DEF sia stato approvato all'unanimità è un segnale. Devo dire, c'era un buon clima positivo, ieri. Positivo, forte. Non c'ero io. Ah, ho capito. No, no, vabbè, vice ministro dello sviluppo, penso che lei possa partecipare comunque al Consiglio. Però non c'ero io. Votano i ministri, quindi. Non, certo. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa. Siete un po' preoccupati? Allora, voi nel governo andate d'accordo. Però abbiamo visto in Parlamento le cose non vanno tanto bene. Siete preoccupati sia per le deleghe, per esempio c'è stata una cosa brutta ieri sulla delega fiscale, sulla quale il sottosegretario Guerra aveva posto qualche giorno fa un out-out. Allora, lei si occupa di sviluppo economico, questa è una materia da Ministero dell'Economia, però insomma volevo sapere se c'è qualche preoccupazione, se vuole dire qualcosa. Diciamo che siamo all'ultimo anno di legislatura, ci sono posizioni sui grandi temi anche molto diverse. Non sempre è facile trovare la mediazione. Io mi sto occupando in questo momento di concorrenza e mi sto rendendo conto come su alcuni articoli le posizioni siano molto articolate tra le varie forze politiche. Poi è chiaro che è il legittimo diritto dei parlamentari esprimere le loro opinioni, e dei partiti naturalmente altrettanto. Bene, la ringrazio, grazie al Vice Ministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin.